E amici bellini, questo video è un po' per una scusa per mettermi la maglietta. No, c'è la notizia degli extracomunitari e la notizia del tabellone di Coppa Italia, quindi possiamo cominciare a vedere gli incroci e come si stanno muovendo sul mercato le squadre che possiamo incontrare subito, quindi cominciamo. Allora, amici bellini, benvenuto su Jacob. Vedete, ho fatto un po' di movimenti anche così. Iscrivetevi al canale che sto pensando di organizzare una live forse per venerdì. Quindi lasciate i like già da adesso su questo video per le live che verranno. Mi sto organizzando, ho voglia di parlare con voi dal vivo e ho fatto anche delle modifiche al gruppo Telegram riservato agli abbonati, diviso in sezioni, in topic, così parliamo delle altre squadre, parliamo del Napoli, parliamo degli altri sport, parliamo di quello che vogliamo con gli abbonati che sono sempre attivi, e dobbiamo fare anche il fantacalcio. Quindi fatemi sapere su Valerio Fluido su Telegram se siete abbonati, se volete essere inseriti, se non siete abbonati più fatemi sapere tutte le cose. Allora, con un Abraham tattico vediamo il tabellone e parliamo, però prima già si può vedere il tabellone, già si vedono le due fasce, quelle là più importanti, insomma, quando si arriva poi ai quarti, no, quella che è la finale, la semifinale, i quarti agli ottavi. Agli ottavi c'è, da una parte c'è Napoli, Juventus, Roma e Lazio, dall'altra c'è Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. Vediamo un pochino che mercato stanno facendo queste squadre, visto che per il Napoli c'è un po' di immobilismo, si può dire un po' di immobilismo. Io l'avevo fatta la premessa: quando si vende Kim dobbiamo aspettare una decina di giorni. L'ufficialità è stata data, quando è stata data? 7 giorni fa, una cosa del genere, insomma 2 o 3 giorni, e il Napoli ci comunica l'acquisto del nuovo difensore. E riguardo il nuovo difensore, il discorso degli extracomunitari, cioè ricordate, lo disse De Laurentiis, prese la palla al balzo e disse: noi siamo l'unico paese che può avere solo 2 extracomunitari, non esiste proprio. E tuono contro Liga, contro Wave, contro FIG, tuona sempre. E uno pensa, ha fatto, quindi sapeva già che era in programma questo cambiamento, e adesso svizzeri e inglesi sono tesserabili da comunitari. Però volevo fare un po' di chiarezza, perché tu dici, solo 2, e Manuidini, Macvar, Anghissa, Osim, già sono 3, tenevamo a Kim, c'è Elmas, c'è Lozano, quindi com'è possibile? Andiamo a vedere un pochino la regola e vediamo cosa cambia con questa novità che è stata fatta in corsa, quindi già qualcuno c'è polemica. I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti ai comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con la nota ufficiale, quindi anche retroattiva. Quindi, per esempio, senza dover leggere tutto, il caso del Milan, che ha preso Loftus-Cheek, inizialmente era considerato un extracomunitario, ma adesso si libera uno slot. Ora uno c'è da chiedere, ma lo sapevate già che si sarebbe liberato? No, non si può sapere. Stesso problema sorgeva in casa Lazio, che avevano nel mirino, oltre il gioiellino russo Zakarian, anche l'inglese Hudson Odoi, che Sarri aveva allenato nell'esperienza al Chelsea. Quindi problema risolto per Lotito, che potrebbe prendere 2 fave con 2 piccioni. Ora, questo cosa significa per il Napoli a livello di mercato? Vediamo un pochino le squadre con più ho preso questa cosa, perché poi ci sono le varie casistiche. Se hai 0 extracomunitari, se ne hai 2, se ne hai più di 2, quindi esiste la possibilità che tu ne abbia più di 2. Le squadre con più di 2, quindi il Napoli, perché Lozano, chissà, eccetera eccetera, a titolo definitivo alla fine dell'annata sportiva che è già finita, possono prendere nell'arco della stagione, cioè in questa sezione di mercato, un massimo di altri 2 provenienti dall'estero. Ricordo, questo articolo ricorda, che si possono invece acquistare un numero illimitato di extracomunitari provenienti da altre squadre italiane, a patto che uno abbia presenziato in campo o in panchina ad almeno 5 partite della sua nazionale di categoria, maggiore, under 21 eccetera, a seconda dell'età, o almeno a 2 match della sua nazionale di categoria nell'ultimo anno. L'altro senza vincoli di presenze in nazionale, ma con l'obbligo di essere tesserato al posto di un altro extracomunitario in uscita.
ovvero ceduto all'estero svincolato o che abbia acquisito passaporto comunitario, bla bla bla. Questo significa, e abbiamo l'identikit, perché noi abbiamo venduto Kim, che era uno degli extracomunitari e viene venduto all'estero. Quindi si libera uno di questo slot che può prendere il Napoli, che non debba avere per forza questo vincolo delle nazionali. Vi faccio un esempio, visto che il Napoli sta seguendo Danzo, adesso la pista si è raffreddata, si è riscaldata, sta seguendo altri giocatori tra Danzo e Sutalo, abbiamo capito, però mi viene in mente un altro di quei nomi che era uscito, e cioè Kilman. Perché Kilman, il difensore del Wolverhampton di origini ucraine, però tesserato nelle giovanili della nazionale inglese, e quindi quando Shevchenko ha provato a portarselo nell'Ucraina gli hanno detto di no perché aveva già giocato per l'Inghilterra, potrebbe essere proprio quel profilo, perché non ha negli ultimi anni nell'ultimo anno, insomma, giocato per la sua nazionale nell'ultimo anno, però potrebbe venire occupando lo slot liberato da Kim. Quindi questo discorso mi fa pensare, se De Laurentiis ha detto questo, potrebbe essere che il Napoli stava temporeggiando proprio per questo motivo, in modo tale che uno lo puoi prendere così e un altro lo puoi prendere con quei vincoli di cui sopra. Questa è l'idea di mercato, perché uno si chiede, ma i soldi Tnim, ma perché stiamo aspettando? Ma abbiamo le idee chiare e andiamo a vedere un pochino cosa succede anche nelle altre squadre, perché alcune si stanno muovendo seriamente e il Milan è un esempio fulgido, che si stanno muovendo sul mercato. Questo significa che poi vanno benissimo? Non è detto, non sarà detto, perché ricordate che De Catelar è fortissimo, hanno preso il nuovo e non è valso due soldi, però magari quelli che arrivano non ti può andare sempre male, come non ti può andare sempre bene, mi sembra chiaro. Quindi andiamo a vedere questo mercato. Prima di vedere il mercato, ovviamente per sfizio, proprio per uno sfizio così, noi vediamo qui il Torino, insomma dovremmo beccare il Torino con la prima partita di Coppa Italia, e mi interessa moltissimo la Coppa Italia, visto che il campionato è un'incognita, perché dobbiamo sapere quanto si rinforzano le nostre avversarie, che tipo di impatto avrà il Napoli se cambia poco, però con un nuovo allenatore. Osimhen è andato a Parigi, ma in vacanza, speriamo non per parlare con il Paris Saint-Germain. E quindi il Napoli, se non muove molto, se piazza un buon difensore, se prende un centrocampista di livello che possa sostituire anche Saulo Bocca, deve partire con i favori del pronostico, perché aveva 16 punti più della seconda l'anno scorso, per la coerenza dei discorsi che abbiamo sempre fatto. Però se le squadre si rinforzano, andiamo a vedere. In questo caso il Torino dovrebbe essere, ecco perché io dico voglio la Coppa Italia, perché non sai cosa può succedere in campionato, non sai se hai detto vabbè vi siete tolto lo Schwitz quest'anno, nel dubbio si fischia contro, per dire no, assolutamente non facciamo, però teniamolo presente. Quindi, dato che io voglio vedere crescere sempre di più il Napoli, un trofeo ogni anno, far benissimo, piazzarsi sempre per la Champions, un trofeo, andare magari avanti nella Champions, togliersi lo sfizio di arrivare in semifinale perché hai fatto un po' di esperienza, così una grande squadra deve fare, e poi arriva il buon momento, come ha fatto il Napoli, si arriva secondi, terzi, ci si avvicina e poi arriva l'annata dove ti va tutto bene, va tutto male alle altre. Così deve essere. La Coppa Italia mi interessa, non è una coppetta, mi interessa moltissimo, si deve riempire la bacheca. In questo caso il Napoli può incontrare il Torino, che per arrivare a incontrarsi, ovviamente c'è la vincente di Frosinone Pisa contro la vincente di Feral Pisalò Vicenza. Andiamo per un'idea, insomma, il Vicenza incontra il Frosinone, poi il Frosinone incontra il Torino incontra il Napoli, volendola fare proprio semplice. Dopodiché il Napoli, no, senza guardare le avversarie, vedo che la Juve c'ha da una parte, vedo piccola Sampdoria, Salernità, insomma consideriamo che il Napoli deve incontrare la Juve, consideriamo che poi c'è il derby delle Romane e si va avanti, e dall'altra parte Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, diamo al Milan la soddisfazione di aver fatto un grande mercato e vanno avanti in Coppa Italia, perché questo mercato che sta facendo il Milan mi sembra che ti permetta di fare un pochino più di turnover anche in avanti senza soffrire troppo. Andiamolo a vedere questo mercato con questo movimento di screenshot di cose incredibili e incommensurabili. Allora, l'Atalanta. Ora, questo è l'aggiornamento di Sky Sport di questi giorni, però ci sono poi delle novità che stanno avvenendo che non sono ancora ufficializzate qui. Per esempio, noi vediamo Kolasinac, vediamo Bakker. In questo caso, però, voi vedete Højlund, ma
non è detto che Hollywood resti, perché il Manchester United è molto attivo sul giocatore. Si parla anche di Paris Saint-Germain interessato, visto che Paris Saint-Germain qualcosa. Ragazzi, se il Paris Saint-Germain vende Mbappé all'Arabia e riesce a liberarsi e a fare soldi con Mbappé a scadenza di contratto, quelli non è che si possono pigliare solamente Osim, si possono pigliare Osimhen, Vlahovic e anche Hollywood, se lo può... Cioè, non sentitevi tranquilli in nessun caso, perché qui perdono Mbappé e Messi. Messi ha fatto un'altra doppietta, in America, partito dall'inizio, questa volta subito gol, assist, proprio, gioca in una, è un'altra categoria Messi, tant'è vero che ha cominciato a fare gol col destro. Secondo me mentalmente lui ha deciso: io in questo campionato gioco col destro e faccio comunque la differenza. Paris Saint Germain perde Messi e Mbappé, si possono pigliare quelli che vogliono, veramente. Quindi questa è la situazione dell'Atalanta con questo Touré dell'Almeria o Almeria, che vediamo, pare che stiano spendendo molti soldi per questo giocatore, e vediamo, insomma, non cambia molto se mantengono Cop Miners, se mantengono Lookman, insomma, sono sempre, è sempre la solita Atalanta, insomma, che ti dà battaglia, che non sai mai qual è il finale della partita, perché possono ribaltartela da un momento all'altro. Fiorentina, ecco, la Fiorentina anche si sta muovendo moltissimo. In questo caso vedo una cosa un po' fantasiosa, vedo Biraghi che da terzino sinistro viene messo difensore centrale sinistro. Non lo so onestamente se italiano ha intenzione di inventarsi questa cosa. Ovviamente mettono quindi Parisi terzino sinistro come nuovo acquisto lì titolare. Secondo me se la gioca con Biraghi e poi mano a mano fa minutaggio. Milenkovic è ancora lì. È di oggi la notizia che la Fiorentina vende Igor al Brighton. Difensore, lo ricordate, no? Difensore pugilista. Insomma, questo ci deve dare un po' di pressa, perché quando poi si cominciano a muovere i difensori, lì il Napoli non deve farsi trovare alla porta e deve essere pronto, secondo me, a piazzarlo il colpo, perché si stanno muovendo parecchi difensori in Europa. E poi va a finire che ti prendono le idee, e qualcuno c'ha più soldi da dare, meno diritti d'immagine, contratti più brevi, e rimaniamo fregati. E infatti si parlava di Sutalo per il Napoli, ma si parla anche dell'interessamento della Fiorentina. La Fiorentina che libera lo slot di Igor, potrebbero fiondarsi seriamente su Sutalo. Hanno piazzato Arthur, e qua porta ancora Amrabat, ma Amrabat è in partenza. Si parlava di Barcellona, adesso si parla di Manchester United. Interessante come si possa anche fare: fai l'acquisto e poi vendi, e non viceversa. E iscrivetevi al canale Telegram, che vi siete iscritti. Quindi questa è la situazione della Fiorentina, che ha un anno in più di lavoro con Italiano. Questo secondo me per gli allenatori che insegnano calcio è importante, che hanno delle idee, e questa è una squadra da tenere d'occhio. Anche loro sono alla ricerca, credo, di un portiere, e il discorso del portiere ci lega a doppia mandata all'Inter. Perché? Perché l'Inter sta in questo momento in tournée, sta facendo le sue amichevoli. Per esempio domani c'è l'amichevole con l'Al-Nassr di Ronaldo, poi ci sarà un amichevole col PSG, e se noi ci lamentiamo che non abbiamo ancora piazzato il difensore, immagino i tifosi dell'Inter siano un pochino preoccupati per la questione dei portieri, perché non hanno più Handanovic, non hanno più Onana, non hanno più Cortés, hanno praticamente Cordaz, quale Cortés? Non hanno praticamente più portieri, e in questo caso c'è Di Gennaro in porta. Gennaro il portiere che farebbe battuto, ma insomma gli serve un portiere titolare importante, anche un secondo portiere. Si parla di Audero, si parla di vari profili, si è parlato anche del Martinez, campione del mondo. Ad oggi l'Inter viene portata così, con Acerbi ancora un anno, insomma, in più sulle spalle, titolare della difesa con Darmian e Bastoni. Io qua vedo una leggera fase calante dei difensori dell'Inter, però a centrocampo, con la conferma di Calhanoglu in regia al posto di Brozovic, che ha fatto molto bene l'anno scorso, con Barella ci mettono Frattesi e non Mkhitaryan, Di Marco da una parte, Dumfries dall'altra, Lautaro e il nuovo acquisto Thuram in attacco. Poi è chiaro, c'era la questione Lukaku, ci sono varie questioni aperte, però al momento questa è la situazione. C'è Cuadrado, che va tenuto presente, che qualche cross te lo mette, tante cessioni, e stanno trattando, vedete, ancora c'è sempre il nome di Samardzic che ritorna sempre, Sommer del Bayern di Monaco per la porta, e insomma vediamo un pochino. Morata, si fanno i soliti nomi, anche Beto, anche Scamacca che ha tolto dal suo profilo
profilo Instagram il nome del West Ham, quindi si sta avvicinando e si parla per scamacca della Roma. Roma che in questo momento viene portata con Rui Patricio, Smalling, Ndicka con Mancini, quindi al posto di Bagnez, Napoli che aveva fatto il sondaggio sui Bagnez e hanno chiesto 40.000 milioni di euro. Matic a centrocampo con Aouar, Christensen, Pellegrini e Zaleski, Dybala, Belotti, e cercano loro sicuramente anche una punta. Tant'è vero che era uscita una bufala con Lukaku alla Roma, che è un'idea che secondo me è anche sfiziosa, vedere Lukaku cercare insomma di una nuova vita, però sempre in Italia, in una squadra che ha avuto il problema della punta l'anno scorso, perché Abraham non benissimo, Belotti non bene, ed è stata salvata dai gol di Dybala, dalle prestazioni di Pellegrini, poco altro. Anche per la Roma c'è il nome di Morata, c'è il nome di Renato Sanchez, difficile da fare, ma insomma sono nomi interessanti, perché quando c'hai poi l'allenatore interessante escono anche nomi interessanti che accendono la fantasia. Poi non è detto che funzionino, perché beh, a prendere Wijnaldum si fa male subito, non ti è andata bene, l'hai utilizzato pochissimo, come la Juventus era andata a prendere Pogba che non l'ha potuto utilizzare mai. La Juventus al momento viene portata con questa unica novità, diciamo in attacco, ma poi dipende molto da quello che ne vuole fare Allegri, di Weah, del figlio del più famoso attaccante mitico del Milan, e quindi con Weah sulla fascia destra. In questo caso abbiamo la conferma di Szczęsny, Gatti, Bremer, Danilo, Locatelli, Pogba, Rabiot a centrocampo, Weah sulla destra, Chiesa sulla sinistra, non credo proprio, e la conferma di Milik con Vlahovic in attacco. Su Chiesa il discorso è semplice, lui ci fanno sapere che lui vorrebbe giocare in attacco e non tutta fascia. In questa formazione manca uno dei giocatori secondo me più forti della Juve, che è Kostic, che lo puoi mettere a fargli fare la tutta fascia, deve stare là sulla sinistra perché ha uno dei cross più importanti della Serie A e non ne sbaglia uno, ed è uno dei pochi bonus sicuri che hai al fantacalcio, perché qualche assist te lo mette sempre ed è sempre molto pericoloso. La fase difensiva così e così, però se viene coperto bene dalle mezze ali e da Danilo, lì stai un pochino più tranquillo. Quindi più che Chiesa io direi Kostic, e abbiamo le solite situazioni dove chissà se stanno prendendo Lukaku, chissà se stanno prendendo Kessié, che poi Kessié è la notizia dell'ultima ora, insomma. La Juve cercherebbe di prendere che sì. C'è ancora però Scamacca, c'è sempre, ci sono sempre i soliti nomi, Singo, che mi piace moltissimo. Perché? Perché Giuntoli ci ascoltava quando parlavamo di calcio e quindi adesso si porta le sue idee di là. Non riesco a fare un collegamento logico, ma passiamo alla Lazio. Che in questo caso viene portata la formazione esattamente dell'anno scorso, con Provedel, Lazzari, poi potrebbe essere Usai a destra, Casale, Romagnoli, Usai a sinistra, poi potrebbe essere Marusic su una delle due fasce, poi cercano un terzino sinistro all'altezza. In questo caso abbiamo Vesino al posto di Milinkovic-Savic, con Cataldi in regia, Luis Alberto. C'era una polemica, Luis Alberto social diceva la pazienza è finita, la virtù, eccetera, c'è tutta una serie di cose. Pare che la polemica sia rientrata, che ci sia stata una telefonata di Sarri, fategli firmare il contratto a questo, perché almeno uno di qualità lo devo avere là. E quindi in attacco poi Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Si sono raffreddate le voci che volevano Immobile anche lui in Arabia Saudita. Hanno preso questo Castellanos dal New York City, Cancellieri, e poi vediamo se le conferme, poi gli scatto di Akpak Pro e poca roba. Ovviamente la notizia è la cessione finalmente di Milinkovic-Savic, di Romero al Milan, che tra l'altro Luca Romero ha fatto un gol bellissimo nell'amichevole tra Milan e Real Madrid, un tiro alla Dybala si può dire, di sinistro da lontano, l'ha messa nell'angolino, grandissimo colpo secondo me del Milan, un colpo in prospettiva. Non deve, però è già pronto, perché qualche minuto già l'ha fatto con la Lazio, è un gioiellino che crescerà sicuramente. Ed ecco che il Milan non sta pensando solo adesso, ma sta facendo qualcosa di simile a quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso. Ecco perché li dobbiamo tenere d'occhio, ed ecco perché andiamo a parlare del Milan. Ah, però prima, pare che sia fatta per
dell'Eintracht, non lo so, non lo conosco, non so che tipo di giocatore è, ma il Milan che prende Roma in questo momento, ci vedono molte novità. Magnan in porta, Calabria, Tomori, ciao, Hernandez, poi ci potrebbe essere Calulu, insomma, titolare, non lo sappiamo. Loftus-Cheek, Reinders e Krunic al centrocampo, poi dovrà recuperare Bennacer sicuramente. E questa è la situazione con la cessione di Tonali, la cessione ovviamente di Brahim Diaz, e in questo momento noi vediamo in attacco Pulisic a destra, Okafor al centro e Leao a sinistra. Ricordiamo che Leao passa dal numero 17 al numero 10 e aggiunge la scritta Rafa Leao sulla maglia. Però con l'arrivo di questo signore qua, che è Chukwueze, non lo so come si dice, i nigeriani mi potranno scrivere nei commenti, questo è un esterno destro tutto mancino che fa dei dribbling la sua specialità, e quindi lo immaginiamo a destra, quindi già vuol dire che Pulisic può diventare un jolly che puoi ritrovartelo sotto punta, diciamo alla numero 10, se giochi con un 4-2-3-1 può essere la riserva a destra di Chukwueze, potrebbe essere la riserva a sinistra anche di Leao. Pulisic lo conosciamo bene, col destro insomma si destreggia un po' su tutto il fronte d'attacco, è anche un'operazione di marketing importante, il mercato americano lo sapete, De Laurentiis lo ha individuato, lo sa che è un momento di espansione anche con l'arrivo di Messi, quindi tutti gli occhi dell'America puntati sul Milan. Okafor, un vice Giroud, potrebbe essere poi il titolare, insomma si è mosso molto il Milan e continuano a muoversi perché ci sono ancora altre situazioni. Vediamo ancora l'idea Scamacca che continua, l'idea Morata, tutti vogliono questi giocatori, lo stesso Samardžić, però questo è un Milan che ha decisamente dato un segnale al resto della Serie A, insomma la vogliamo la seconda stellina, l'Inter è avvertita, non sono riusciti a prendere Frattesi in quel derby, ma hanno piazzato, insomma, con i soldi freschi di Tonali hanno piazzato tantissimi colpi, e se vanno bene il Milan diventa seriamente pericoloso e può recuperare il suo distacco dal Napoli, in men che non si dica, se vanno bene, perché poi lo sapete che molto spesso i nomi non fanno il mercato, perché li devi vedere bene insieme, amalgamati in campo, serve l'equilibrio, perché sorreggere un attacco dove c'hai una punta più Pulisic, Chukwueze e Leao che della fase difensiva non se ne interessano molto, sarà un problema per Pioli da risolvere. Certo, ci metti i ragazzoni dietro, Loftus-Cheek con la sua fisicità, insomma potrebbe essere una squadra sbilanciata, però se giocano molto all'attacco è difficile da fermarli quelli davanti, quindi attenzione al Milan. Per quanto riguarda il Napoli, ragazzi, è presto detto, perché il Napoli non deve fare molto in questa sezione di mercato, perché la squadra ha dimostrato di essere forte, l'allenatore deve dimostrare, e secondo me dalle prime due mezze amichevoli che abbiamo visto mi sembra il solito Napoli con la solita manovra, c'è poco da innovare, c'è da essere in forma fisicamente, avere la fame che ha dimostrato Osimhen quando si va a prendere il pallone in amichevole che vuole andare a segnare il secondo gol, e questo va bene. Se non cambia, come vedete, Meret, Gollini in porta, e stiamo abbastanza tranquilli, perché se Meret dovesse avere un calo di rendimento, Gollini ti dà una certa tranquillità. Di Lorenzo, Zanoli, mentre ci fa sapere l'agente di Faraoni, quando mai ve lo siete inventati voi, Faraoni è capitano, sta bene a Verona, ha comprato casa, va benissimo, è un'invenzione, se arriverà il terzino al posto di Zanoli lo vedremo, ma pure con Zanoli secondo me si può fare, è una scelta politica, una scelta di vita mandare Zanoli a crescere o tenerselo già pronto come vice di Lorenzo. Rachman e Østergaard a destra, Juan Jesus ha bisogno di un giocatore che davanti a lui possa fare il titolare, onestamente serve il nuovo Kim, Mario Rui e Oliveira si possono alternare tranquillamente, Lobot che in questo momento Demme sta lì, quindi vabbè, consideriamo che va bene, servirà un giocatore che secondo me, se tu trovi un giocatore come vice Anguissa
che possa fare anche il centrale sarebbe l'ideale, perché tanto non ne giocherà tante di partite al posto di Lobotka. Zielinski Elmas continua a essere secondo me un grandissimo lusso. In avanti si risolve la situazione di Lozano, comunitario, extracomunitario, vai Los Angeles, non si sa, anche perché Inter Miami sono ultimi in classifica, non conta, ma per una questione di ascolti, per una questione di movimenti di tifosi, i Los Angeles dovrebbero poterselo prendere il messicano, e quindi teniamo presente questa situazione qua. Ma se non avviene, non avviene, idem Osimhen Simeone, se non avviene, non avviene, idem Kvara con Raspadori, che ci fa vedere delle belle cose in allenamento. Insomma ragazzi, questa è una bella squadra, e vanno sistemate queste due situazioni, vanno sicuramente sistemate, che il discorso è senza fretta, capisco, senza fretta fino a un certo punto, perché è meglio, chi mi è arrivato tardi l'anno scorso non mi lamenta, ma capì, ma ti può sempre capitare col buco, la ciambella, prima lo prendi meglio è, soprattutto se è straniero, soprattutto se deve imparare la lingua, si deve affiatare. Poi magari arriva l'ultimo a tutto e non c'è bisogno di affiatamento, come capitò con Anghissà. Poi può pure capitare che arriva l'ultimo a tutto e non si affiata e c'ha bisogno di, come Rachmani, che cominciò maluccio, cominciò con degli errori e poi è cresciuto col tempo e adesso è un perno inamovibile. Dai Napoli, batti un colpo, batti uno squilla il telefono, fai squillare il telefono e regalaci il mercato, così Garcia può lavorare meglio a Castel di Sangro e noi ci cominciamo ad abituare al nuovo Napoli, che non deve essere molto diverso dal vecchio Napoli, perché ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni. Da New York, Valerio Fluido è tutto, teniamoci sempre aggiornati, e per le magliette, amici bellini, mi dicono che alcuni ricevono il rimborso e non ricevono la maglietta, è un peccato, è un gran peccato. Dai Valentina, dai, tocca a te.